Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della possibilità di importare nelle fonti le scene e di poter creare nelle fonti i gruppi. E non spaventatevi se lì adesso vedete tutto nero, perché c'è solo la mia webcam adesso, perché questa è una scena fatta apposta per usare solo la webcam. Allora, partiamo da la prima cosa che ho detto: importare all'interno delle fonti le scene. Ma come? Ivo, nelle varie spiegazioni diceva che la scena contiene fonti. E come fa una fonte a contenere scene? Eh già, allora guardate, questa è una scena pensata apposta solo con la webcam. Però la webcam non è esattamente solo webcam, ci sono due oggetti. Uno che è la webcam e uno che è questo qui, l'oggetto immagine. Quindi ci sono due oggetti, la webcam e l'immagine. Allora la cosa un po' strana, adesso li metto a posto così, è dire come faccio a muoverle tutte e due contemporaneamente? È un bel casino. Allora la cosa più semplice è dire ok. Vado nella mia scena che devo utilizzare, cioè il relatore piccolo, e non ho ancora la webcam dentro. Allora faccio più scena, gli dico prendi la scena che ho chiamato webcam tonda. Ok, ho importato una scena che si chiama webcam tonda. Tutti gli oggetti di quella scena sono dentro come fonte all'interno della scena il relatore piccolo. Adesso se io muovo la fonte chiamata webcam tonda, che è un gruppo, muovo tutti gli oggetti all'interno della scena. Ok, quindi sposto la scena intera e tutti gli oggetti rimangono nello stesso posto. Ok, questo è un metodo per spostare un oggetto composto da più oggetti, diciamo, e quindi nella nostra testa è un oggetto solo, nella realtà sono due o tre o quattro e devo spostarli tutti assieme. Ok, faccio meno, così leghiamo la scena. L'altra alternativa è la gestione col gruppi. Allora, che è un gruppo, lo chiamo webcam tonda. Nome già in uso, scusatemi, metto maiuscolo così. Ecco, questa è una cosa. I nomi degli oggetti non devono mai essere uguali, altrimenti il programma non sa quali gestire. Perché questa cosa? Adesso la vediamo quando andremo a gestire gli oggetti della webcam. Allora, se io faccio questa cosa qui all'interno dell'oggetto gruppo webcam e richiamo un'altra volta la videocamera, ok, la videocamera non c'è, è qua in alto quel pallino e non si vede perché è già occupata. Allora facciamo un annulla e facciamo addirittura il cancella di questa schifezza che ho fatto. Rimuovi. L'oggetto va copiato da un'altra scena che ha già la videocamera funzionante. Allora se io qui in webcam tonda la vedo la videocamera e sta funzionando, prendo il dispositivo di acquisizione, tasto destro, copia. Dove mi serve qui nella mia altra scena, faccio il tasto destro, incolla riferimento e ho copiato la videocamera e soprattutto nello stesso posto, che a me va bene anche. Però se io faccio ingrandisci o rimpicciolisci il contenuto del gruppo webcam tonda, non sparisce la visualizzazione del dispositivo di acquisizione. Quindi il dispositivo di acquisizione non è ancora dentro il gruppo. Per metterlo dentro il gruppo devo selezionarlo, spostarlo sopra il gruppo, lasciare, e io ho inserito nel gruppo la webcam. Adesso nella visualizzazione delle fonti l'ho nascosto, lo visualizzo, adesso lo visualizzo e lo nascondo, visualizzo e lo nascondo, ok? Che è diverso dal nasconderlo qui, non vedo più la webcam. Ok, adesso facciamo la stessa cosa con l'oggetto immagine. Vado in webcam tonda,
cerco l'immagine, faccio il tasto destro, copia, vado nel relatore, qua faccio il tasto destro, incolla come riferimento. Ok, ho ancora questa immagine. Ok, non è dentro il gruppo. Come prima la seleziono sopra il gruppo, bam, è dentro. Adesso vedo immagine e il dispositivo di acquisizione, non li vedo più. Allora, così in un solo colpo posso nascondere la webcam, che sarebbero i due oggetti, o vederla. E invece, se voglio gestire i singoli oggetti, qui e qui. Ok, vediamo anche come si sposta adesso questo oggetto che è dentro il gruppo webcam tonda. Non so, clicco anche qua. C'è fuori, che è parte comunque della webcam, perché con i vari filtri è stata solo nascosta la visualizzazione esterna dal cerchio. Ok, io muovo l'oggetto intero, cioè tutte le fonti che gli ho messo dentro questo gruppo si muovono assieme. Ok, questo è un modo molto più semplice e più corretto di spostare gli oggetti quando si è fatta tanta fatica a metterli assieme e fare in modo che così si vedono bene, perché magari un pixel in più, un pixel in meno, si vedeva un taglio o qualcosa che non era bello. Quindi fatto e si fissa in questo modo. Per questo video tutorial è tutto.